E lo sapete quando è forte, lo sapete quando è forte. Ringraziandola per averci dato questa opportunità. Sì. Per noi una trasmissione così importante, tutti assieme, non ci è mai capitato nella storia, credo, a dimostrare i discorsi che abbiamo fatto sino adesso, che la categoria del circo è veramente criminalizzata, è veramente perseguita. Perché? Lei mi dica se si parla male qui dei cavalli che fanno le corse, se si parla mai male di altri, dei trasporti, sugli animali, cose di questo genere. No, volevo chiudere solo questa parentesi. No, i nostri animali, ma accusa che i nostri animali che non sono presi, non sono io che ne parlo, vede chi è ai loro paesi d'origine, no, ma io arrivo subito lì, ai loro paesi d'origine, sono quelli che ci portano a essere criminalizzati. Questo, e ho chiuso il discorso degli animali, perché questo discorso che state facendo WWF e in tutte le televisioni, sondaggi fasulli anche, ci permettono di essere giudicati dai sindaci e arriviamo al punto di non essere considerati a livello ministero, ci danno i contributi come vogliono e quando vogliono. A livello di piazze, di sindaci che ci trattano, ci fanno. Una volta arrivava un nostro rappresentante che è al circo, prego, si accomodi, lo fanno aspettare delle ore e poi dicono che non hanno neppure il tempo. E questa è la cosa triste. Uno spettacolo. Uno spettacolo come il circo, che stiamo parlando di cultura, giusto quello che diceva Buccioni, che il circo è cultura, ma lo stiamo a dimostrare, ma noi portiamo il circo in tutto il mondo. Però il circo è perseguito, ma molto male, e la vita è dura, è vero quello che dice il signor Errani, smontano, corrono, vengono qui, fanno tutto, dalle pulizie a quello che faccio curare gli animali, e vedere che a certi livelli, certe autorità ci perseguitano così, ma è triste, sapete, ma scusate, ma è un paese come l'Italia, altamente democratico, come dice che ci dobbiamo difendere sempre, ma perché difendere? Il teatro non si difende mai. Non ho mai sentito qui parlare contro il teatro, contro il cinema, sempre a pro. Noi viviamo qui come a difenderci, ma a difenderci di che cosa? Ma siamo gente onesta, gente che lavora, gente che fa 24 ore al giorno. Bravo! Bravo! Guardi che il circo va avanti, il signor Ennis prima ha detto, io dice non faccio più niente, non è mica vero, sa. Lo dice perché è un modesto e non vuol dirlo. Il signor Ennis, con tutte le possibilità che può avere, che ha, si fa il trattore, si mette a posto il circo, assiste suo figlio quando porta gli elefanti alla stazione, cura. E allora dico, voi dovreste, lei, dottor Costanzo, che lei è una cannonata per queste cose, lei deve perorare la causa del circo. È gente che sta e vivono ancora, perché ognuno di loro fa lo speaker, l'autista, il camionista, se monta il circo, se non smonta, ecco perché vivo il circo. Però in Italia, allora, il circo era finito 30 anni fa, era finito 40 anni fa, è vero Roberto? È vero? Ditemelo voi altri che siete tutta gente, che avete i calli in questo momento, avete i calli, abbiamo delle donne, le Florence, 5 città di Roma, le Florence, lei le vede, sono donne che fanno gli uomini, perché fanno i segretari, se montano il circo, in tutti i circhi qui le donne lavorano. Ho visto delle giovanissime ragazze, belle ragazze, che potrebbero fare concorrenza a quelle che vanno nella TV, montarsi il circo. E poi, va bene, tutto bene, ma sentire perseguiti, questo è grave. Questo io mi vergogno. Io in questo momento mi vergogno di essere un italiano. Quando vado all'estero, il circo italiano è portato così. È vero. Quando siamo in Italia, e stai tanto qui, stai tanto là, qualche donna. Vero. Mi commuovono questi applausi, mi commuovono. Perché grazie. So che fra noi ce l'avremo sempre da dircene, ma mangiamo tutti nello stesso pane, la stessa gavetta. E lo sapete quando è forte il circo? È forte il circo. Si è capita finalmente una cosa, che lei è molto meglio di sua moglie. Perché sa parlare bene.